In realtà abbiamo iniziato insieme sui banchi di scuola, quindi molto prima di iniziare a fare DJ set o lo stato sociale. Io ho sentito tutto quello che veniva detto prima, adesso dico tutto il contrario, lo metto in difficoltà. È tutto falso quello che ha detto Bebo. Ci siamo incontrati in chiesa, mentre prendevamo la prima comunione. E poi ci siamo svegliati, stavamo sognando, in realtà ci eravamo addormentati durante una lezione di matematica. Le lezioni di matematica erano un buon momento in cui non pensare alla matematica e scrivere canzoni, e quindi scrivevamo le canzoni e ce le passavamo l'un l'altro. No, è impossibile. Spero che trovi la strada per arrivare qua prima possibile, perché io senza di lui davvero sono un ragazzo molto perso, molto perso. Legna, a Bologna si dice fare la legna, vuol dire che tu spacchi la legna, quindi metti della musica che martella forte. Un tempo si diceva la pompa inaudita, allora D diceva la pompa inaudita. Musica abbastanza potente con cui ballare, di solito in quattro quarti, bella tirata e maraglia. Però non è solo quello, c'è anche un po' di altra roba. Quello è, diciamo, da dove siamo partiti. Adesso c'è anche il rock and roll, c'è la musica funk, c'è un po' di tanto mischione, diciamo, perché ci diverte passare da una cosa all'altra, soprattutto se non c'entrano niente l'una con l'altra. Le canzoni ci piace mixarle il più possibile. Beh, ci siamo aspettati a vicenda, come nelle coppie migliori abbiamo avuto delle interruzioni reciproche, che però poi ci hanno portato a sincronizzarci. E insomma, ci appassiona molto la scrittura, oltre che la musica e lo spettacolo in generale. Ma secondo me sono due cose diverse, sono belle in maniera diversa, insomma. Andare in giro col DJ set ci permette anche di tornare in dimensioni un po' più intime e piccoline, mentre lo stato comunque è dove possiamo dare sfogo ai nostri deliri di potenza sul palco. Sì, fanno due mestieri diversi decisamente, quindi sono belle e necessarie tutte e due. Genova è un posto magico, nel senso che non riesco, a parte che non riesco mai a orientarmi e mi perdo sempre, ed è molto bello perdersi a Genova. E se poi a un certo punto riesci a tornare a casa è meglio, però è magico perché non esiste una linea retta, è tutto storto, è tutto strano. E questa cosa si riflette anche un po' nella popolazione, secondo me,